Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi video aggiornamento sui preparativi del matrimonio, quello che mi è successo più o meno, insomma, nell'ultimo periodo. Sono in una fase un po' confusionale. Sono su un altro pianeta, sono sulla Luna, non lo so nemmeno io dove sono. Non c'ho testa per niente e penso appunto che sia normale e che chi si è sposata mi potrà dar ragione. Intanto mi avete chiesto questo video aggiornamento per sapere un po', insomma, i capelli, il trucco, insomma, le varie cosucce, insomma, come procedevano. Quindi, insomma, sono ben felice di girare questo video. Se lo dico già da adesso, se qualcosa mi sono scordata, che magari mi avete chiesto oppure che mi volete chiedere, me lo scrivete nei commenti e se riesco, fra un paio di settimane, così, ne giro un altro di video, quando siamo un po' più, ancora più sotto la data importante. Adesso mancano circa 40 giorni e già l'ansia un po' si inizia a far sentire. Più che altro l'ansia è che tutto vada bene, che tutte le cose siano al loro posto, che insomma i capelli, eccetera, eccetera. A proposito di capelli, non andrò, cioè, non andrò con questo colore all'altare, ma appunto mi sono ricomprata il colore Olia, quello che avevo già fatto, il numero 5.0 castano. L'ho ripreso apposta quello lì perché appunto è senza ammoniaca. Volevo fare un colore naturale, però non ci sono più con la testa, insomma farò questo qua e amen. Conto di farlo tra una settimana come minimo, in modo tale che da essere più sotto al matrimonio, però non proprio sotto sotto sotto, perché anche se mi scarica un po' di colore mi va bene. E per l'acconciatura, penso di a qualsiasi cosa che decido di fare mi riprenderò i ricci, un po' come ho fatto oggi perché è venuta mamma a casa e mi ero ripresa qualche ciocca per farle vedere qualche prova, insomma, che avevo in mente, perché ci tengo tantissimo ai miei capelli e non solo io so, cioè solo io so, sono presuntuosa, però io so come li voglio e siccome ho fatto una prova di riprendermi tutti i ricci, ciocca per ciocca, ciocchina per ciocchina, e ho una marea, insomma, di capelli, come ben sapete, ho fatto una prova e quella di riprendermi in primis i capelli io era la soluzione migliore, mi piacevo più che in qualsiasi altra maniera. Ho fatto delle prove, so più o meno come li voglio e nel caso comunque, insomma, io mi riprendo tutti i ricci e poi dopo la parrucchiera, il parrucchiere, insomma, mi farà tutte le varie l'acconciatura, insomma, che ho deciso e abbiamo deciso, insomma, di fare per quel giorno. Anche nel video Top Beauty di febbraio e marzo mi avete detto in tantissimi che avevo dei capelli belli. Io l'ho scritto a chi me l'ha lasciato il commento che quel giorno avevo avuto la prova dell'abito e allora mi ero acconciata più o meno, insomma, come pensavo di come penso di essere per il matrimonio, in modo tale da vedere l'effetto sul vestito dei capelli e col velo più che altro. Quindi, insomma, erano perfetti per quel motivo. Non è che ce li avevo così boccoli perfetti. Oggi ho ripreso solo qualche ciocca, veramente poche, ma ho i capelli miei naturali come ce li ho sempre. Tra l'altro, in quel video li avevo già osceni rispetto alla mattina. La mattina erano perfetti, osceni, insomma, però sono stata in palestra, ho fatto la doccia addosso, però sai, un po' di vapore, comunque magari qualche schizzo d'acqua, e poi avevo fatto lezione di power yoga. E quindi, insomma, non erano perfettissimi come la mattina. Erano passate 8-10 ore quando vi ho girato il video da quando mi ero acconciata da sola e vi volevo dire del trucco. Sì, ho deciso di truccarmi da sola perché ho fatto una prova, non è andata a buon fine e un po' sotto spinta di Nello, della mia suocera, di mia mamma, delle mie amiche. Di lasciamo stare, anche vostra, perché comunque mi avete incoraggiato molto. Penso, cioè no, penso, mi trucco da sola. Ho già fatto appunto la prima prova del trucco. Volevo mettere anche le ciglia finte, però non sono brava, non le so mettere, non ho problemi a portarle tutta la giornata. I ciuffettini non li so mettere, so mettere le ciglia finte normali, però non ho cercato neanche più di tanto, quindi sono stata un po' fessacchiotta io, ecco, visto che le volevo, insomma, mi dovevo magari muovere un attimino in questo senso. Comunque, il trucco sarà un misto di Naked 1, 3 e Basics.
Ho utilizzato queste tre palette per quel trucco che mi è piaciuto tantissimo, è piaciuto tanto anche alla mamma e alla Marti, e però la parte di sotto la cambio rispetto a quella che l'avevo fatta perché mi vedevo l'occhio un po' spento e stanco e non voglio assolutamente, quindi vediamo un po' che combino per la parte di sotto. Per quanto riguarda il viso invece ho intenzione assolutamente di comprarmi il fondotinta HD di Mufe. Devo capire bene la tonalità perché comunque ho fatto qualche lampadina e non voglio arrivare arancione o nera al matrimonio, ma mi vuole, cioè, giusto un paio di lampade, un paio, tre o quattro così, per togliere un po' il bianco, quello proprio, quel bianco brutto dell'inverno e avere un colore normale che non sembra che sono arancioni, anzi, vabbè, quelle lampade sono ottime, stanno dando dei risultati ottimi, mi piacciono, non mi scotto la pelle e comunque mi sto trovando bene in quel centro estetico, che è quello poi insomma dove vado sempre. Però le lampade le avevo fatte solo una volta, ne avevo fatta una perché venivo dall'estate, quindi era facile riprendere colore in un attimo. E quindi sto aspettando, penso tra 2 settimane, così sì, appena finite le vacanze di Pasqua, tra 2 settimane vado e mi compro il fondo HD in base alla tonalità giusta per il matrimonio. Per il resto, chi mi segue su Instagram già sa, e praticamente quando siamo andati 3 settimane fa a Sorrento per finire di sistemare tutte le cose, Nello doveva prendere il vestito, siamo passati dal fioraio, abbiamo stabilito, concretizzato insomma tutto, siamo ripassati dal ristorante, abbiamo scelto le fedi, adesso per Pasqua, settimana prossima le andiamo a vedere e speriamo che ho azzeccato la misura. Nello dovrebbe essere, cioè ha preso la misura giusta, io forse ci sono andata stretta, ma vediamo, lì per lì mi sembrava giusta quella misura. E la domenica Nello mi ha fatto una sorpresa che, cioè, se ci ripenso mi rimetto a piangere davanti a voi e sento già gli occhi che, vabbè, che si bagnano. Dopo pranzo eravamo solo noi tre, io, Nello e mia suocera, e mia suocera si alza, insomma, la vedevo, l'ho vista passare con un borsone da palestra nel corridoio che va dalle camere porta al salotto di casa a Sorrento. Io ero a tavola, stavo spippolando al telefono, ero a tavola. E Nello si alza e mi chiama Giuliana, che è l'altra testimone, la mia amica di Sorrento, e nulla, mi inizia a parlare così. Poi attacco, arriva mia suocera, apre il frigo e torna di là. Vabbè, ma io niente. Poi arriva Nello, mi prende in braccio, dopo un po' che mi ha tenuto in braccio, mi prende proprio in collo e mi porta in salotto. Arrivo in salotto e c'era la tavola apparecchiata con una bella tovaglia. C'erano tutti i petali di rose sopra, le candele accese, c'era una rosa a gambo lungo e i cioccolatini a forma di cuore, i baci, una torta a forma di cuore con scritto per sempre insieme, una rosa a gambo lungo, non so se ve l'ho detto, sono di fuori anche a, vabbè, solo al pensiero, e poi un'alzatina di quelle trasparenti belline in vetro con dentro il cotone e la scatolina che conteneva l'anello, e mi ha regalato questo anello che tra l'altro con la fede sta benissimo, solo che mi va largo, adesso lo ho alla destra, è un 13 e mi va proprio largo largo, quindi ora quando scendiamo a Pasqua lo farò stringere lì dove l'ha comprato e tra l'altro dove abbiamo comprato anche le fedi. È bellissimo come l'ho sempre desiderato. Ora vi faccio vedere quest'altro invece, che è il primo anello che mi ha regalato quando mi ha fatto la proposta. È sempre di oro bianco col simbolo dell'infinito. Praticamente quando mi ha chiesto di sposarla a Lanzarote era il giorno del nostro quarto anniversario a bordo piscina e mi ha dato l'anello. Anche questo tra l'altro mi va a largo, infatti questo lo porto al medio, però forse mi faccio stringere anche questo. Poi nulla, mi ha fatto questa sorpresa bellissima insomma, di farmi anche il solitario, che è proprio il simbolo, ecco, del fidanzamento, ecco. Quindi se siete curiosi andate a vedere su Instagram, ci sono le foto. E niente ragazze, questo era il mio aggiornamento, le cosine che mi faceva piacere condividere con voi. Se avete altre domande magari prenderò appunti, carta e penna, perché appunto non ci sono con la testa. Ieri mi stavo allenando, mi è preso un accidente, mi stavo sentendo male, mi iniziava a prendere proprio la tachicardia,
mi veniva da vomitare al pensiero che avevo sbagliato a farmi dare un appuntamento dal dentista mentre noi ancora eravamo a Sorrento per Pasqua, ma per fortuna mi ero sbagliata e siccome mi hanno riempito di appuntamenti appunto dal dentista, perché mi devono prendere l'impronta sopra, poi un'altra volta mi tolgono il sopra, mi fanno l'otturazione al pezzettino che mi si ruppe quando ero più piccolina. Poi mi devono togliere il sotto, il tempo di mettere anche il filo interno e poi vabbè mi danno la mascherina per il sopra e il filo per il sotto, più la pulizia dei denti con lo sbiancamento, quindi un caos più totale perché capite bene che tra le prove dell'abito e tutto, insomma, è difficile incastrare il lavoro. Non guardate che non lavoro tanto io, però non è facile veramente incastrare appunto tutte queste cose. Sicuramente il fatto dei denti è un fattore importante che mi ha portato via tanta energia, come vi dicevo anche su Instagram, e forze, perché è stato un impegno importante che ho deciso di prendermi con le conseguenze bellissime, perché poi dopo sono sicura che appena lo toglierò ne sarò felicissima, però ho sofferto tanto perché prendere questa decisione così tanto sotto ha comportato di accelerare i tempi. E insomma, me lo sono sudato il sorriso Durbans. Per l'abito invece ho avuto anche lì dei momenti di sbarellamento perché sentivo che mi stava grande, la signora diceva di no, poi alla fine me l'hanno dovuto stringere di ben 12 centimetri, cioè per ora è stato stretto 3 e 3, però giovedì prossimo lo riprovo e me lo hanno ristretto ancora. Perché mi stava veramente largo. Poi sono dimagrita, non tantissimo, però basta poco quando il vestito deve stare in una certa maniera. E quindi insomma il pensiero, poi gli ho fatto delle modifiche non così tanto importanti, cioè grosse e più che altro evidenti, ma volevo che fosse in una certa maniera e quindi avevo paura. Cioè, immaginarti una cosa in testa e poi fare la modifica, non sai mai se poi dopo hai preso la decisione giusta. Quindi, insomma, spero di esserne contenta. Insomma, già giovedì dovrebbe avere una forma un po' più completa perché quando l'ho riprovato la settimana scorsa era solamente imbastito. E niente, ragazzi, adesso ho veramente concluso. Spero di avervi tenuto compagnia. Se avete altre domande e cose da volermi chiedere, insomma, ci sono i commenti qua sotto. Voi lasciateli, io vi rispondo o farò un video di aggiornamento tra un altro paio di settimane. Vi mando un bacio gigantesco e vi ringrazio per tutto il supporto e l'affetto che mi date e mi dimostrate sempre, sempre, sempre. Grazie. Ciao, ciao.